parola a Mauro Spagnolo, fondatore e attuale direttore di Rinnovabili.it, per la premiazione del premio speciale. Ti lascio la parola. Lancio il video del... Ah, ok. Grazie, buongiorno a tutti. Ogni volta che abbiamo a che fare con l'esuberanza di Antonio Rancati e con la competenza di Angelo, rimaniamo un po', come dire, sconvolti e addirittura commossi dalla loro capacità di coinvolgere fasce di utenze molto particolari, come quelle della scuola, come i ragazzi. Loro sono davvero bravissimi, e con questo spirito ogni volta, è il secondo anno che organizziamo questo premio speciale di Rinnovabili.it, cerchiamo di scegliere quella che è, a nostro giudizio, nell'arco dei 12 mesi precedenti, l'esperienza più interessante dal punto di vista della comunicazione. Ebbene, quest'anno abbiamo scelto un film che forse non tutti voi hanno fatto in tempo a vedere, perché è passato rapidamente nelle sale a Roma, a Milano, ma comunque ancora in programmazione in Italia, che si chiama Domani. È un film di produzione francese che, intendiamoci subito, è stato premiato, anzi sarà premiato, non tanto perché è un film che tratta di temi ambientali, perché, se dobbiamo essere franchi, oramai ce ne sono decine di queste esperienze di video che trattano attraverso vari tagli questi problemi. A noi è piaciuto molto l'approccio che hanno avuto gli sceneggiatori di questo film, perché ritengo forse per la prima volta si è utilizzato un approccio che è molto vicino al DNA di noi di Rinnovabili.it. Sono 10 anni che svolgiamo questa attività, che è un approccio di speranza. La speranza che si contrappone al pessimismo, cioè non tanto il problema è evitare il catastrofismo, perché poi di fatto la situazione è molto delicata e lo sappiamo tutti, però l'approccio di questi professionisti è stato quello di indicare delle strade, e quindi chi vedrà, chi ha visto e chi vedrà questo film ne uscirà con un senso positivo, che la strada è molto dura ma è possibile che sia percorsa, e ci sono delle possibilità reali, sia da un punto di vista della tecnologia, perché la grande scommessa per raggiungere questi risultati è l'innovazione tecnologica, ma anche l'altro drive importante, che è quello della consapevolezza dei cittadini. Ecco, solo attraverso questi due passaggi è possibile, a nostro giudizio, arrivare a questi risultati, e questi due passaggi sono ampiamente stati coperti, come si dice in gergo, da questo film, che peraltro, se avete la pazienza di fermarvi dopo la premiazione, sarà anche proiettato. Allora, io invito... Grazie, sì. Annunciava la possibile fine dell'umanità. È stato pubblicato, non molto tempo fa, uno studio che annunciava la possibile fine dell'umanità. Il clima, l'inconsapevolezza e la crescita demografica stanno distruggendo il pianeta. Circa 3 anni fa Cyril venne da me, io ero incinta, e mi parlò di questo studio. Mio figlio sarebbe cresciuto in un mondo dove cibo, acqua e petrolio sarebbero stati difficili da reperire. 7 anni fa dirigevo una ONG. Come facciamo a dirlo alla gente, che è già stufa di sentir parlare di catastrofi? E come dirlo a milioni di persone? Dobbiamo fare qualcosa. E così abbiamo girato il globo alla ricerca di quegli uomini e quelle donne che offrono alternative creative. Non abbiamo cominciato da salviamo il pianeta, perché era esagerato. Abbiamo cominciato da dove eravamo. Non esiste una democrazia perfetta o modelli economici perfetti, ma quello che è emerso dal nostro viaggio è una nuova visione del mondo in cui tutto è collegato, interdipendente. Start looking around you, get it on the omens.
queste persone scrivono una nuova storia. Ci dicono che non è troppo tardi, ma ci dobbiamo dare da fare. Adesso. Adesso votiamo, governiamo. Le soluzioni ci sono. Se ce la mettiamo tutta, se uniamo le nostre forze e i nostri cuori, possiamo cominciare a cambiare il mondo. Domani. Bene, vorrei chiamare il mio collega Giulio Roccheggiani, che è l'editore del nostro rinnovabili.it, a dare la premiazione a Marina Ravera di Lucky Red, prego Marina, e a Olga Bruciani. Aspetta, che c'è da presentare anche l'artista prima di consegnare. Vuoi tanto presentare l'opera d'arte? Sì, sì, no. Patrizia Della Peruta, alla grande, di Page Adame, riciclo creativo, eco fashion, eco design. Patrizia, se vuoi dire due parole sull'opera. Sì, sì, avvicinati. Già. È realizzata con diapositive, quindi si è passati al digitale, le diapositive erano rimaste inutilizzate. Guarda, ho fatto la foto, ho messo la slide perché e quindi è un Oscar... Insomma, no, è troppo spettacolare, guardate, è fuori di testa, mi piace un casino. Guarda, è troppo... Grazie Patrizia, perché veramente... No, no, ci pensa lei. Allora, chiamiamo a... cos'è? Eccolo qua, tieni. Ci pensi te a dare la... Quindi, a posto, ci siamo tutti? Allora, parte la cerimonia, the winner is... Domani! Tieni, no, anche la, tieni anche l'artista. Voglio... Sì. Ecco, vorrei chiedere a Marina, ad esempio, se posso, se i risultati, cioè se gli obiettivi che vi siete posti con questo straordinario lavoro poi sono a distanza di qualche mese stati raggiunti, o se in qualche modo attendete degli altri step, e come sta andando questa distribuzione e come sta rispondendo il mercato europeo e in particolare quello italiano. Allora, innanzitutto grazie a tutti per questo premio, e sicuramente è un film diverso che ha trovato difficoltà ad esprimersi nelle sale cinematografiche perché la competizione è alta. Però ricordavo prima con Olga che il film è stato presentato un anno fa al Cinema Ambiente, che è un festival di cinema green che c'è tutti gli anni a Torino, e che se dopo un anno siamo ancora qui a parlarne, o comunque se il film continua ad essere inserito in eventi di questo tipo a sostegno anche di un messaggio, vuol dire che è andato molto bene. E il lavoro che è stato fatto con le scuole da Olga, la mia collega, è stato eccezionale, perché sicuramente portarlo nelle scuole è stato un motivo di grande orgoglio, perché è proprio da lì che si deve partire per poter comunque cambiare un atteggiamento, diciamo, non cambiare il mondo ma cambiare forse un approccio. Ecco. Olga, come è andata la distribuzione nelle scuole, come hanno reagito le scuole italiane? Allora, innanzitutto la premessa da fare è questa, cioè quando la Lucky Red ha visto questo film a Berlino e ha deciso di acquistarne i diritti per l'Italia, l'ha fatto con uno spirito più, diciamo, quasi politico, passatemi il termine, che commerciale. Cioè, non siamo purtroppo la Francia, come avete visto sul trailer ha raggiunto i 2 milioni di spettatori, però sapevamo che era necessario, era una visione necessaria, soprattutto che fosse necessario farlo vedere ai ragazzi. Quello che noi facciamo con le scuole generalmente, e vale per tutti i film, non solo per questo, è quello di unire la proposta didattica che è rappresentata dalla visione del film e incentivare contemporaneamente la frequentazione della sala, perché per noi il cinema si fruisce in sala così come le opere d'arte si fruiscono nei musei.
Pertanto quello che abbiamo fatto è stato banalmente, anche dico banalmente, ma insomma dietro c'è un lavoro articolato, quello di contattare le scuole, mettersi d'accordo con gli esercenti affinché proponessero un prezzo del biglietto ridotto per la visione e accompagnare la visione con dei materiali didattici che semplificassero la fruizione, perché come vedrete se vi fermerete, o magari qualcuno di voi l'ha già visto, il film è un film molto godibile, innanzitutto perché, come diceva prima lei, è un film che lascia un messaggio di speranza, quindi l'ottimismo si percepisce in quasi tutte le scene, ma soprattutto vengono comunque trattati dei temi che dovevano essere semplificati, quindi abbiamo diffuso agli insegnanti dei materiali che potessero permettere di continuare a parlare del film anche in sala, ed è un film insomma fortemente pedagogico, perché appunto offre soluzioni per il cambiamento, e questo è quello che ci è piaciuto. Bene, grazie, complimenti ancora.